sbaglio dai sicari della camorra. Su questo dramma della violenza e della sofferenza che da individuale diventa collettiva si basa Madre Luna, tratto da una storia vera, quella di due ragazzi, Paolo Castaldo e Gigi Sequino, uccisi davanti casa a Napoli nel quartiere di Pianura perché scambiati per guardaspalle di un boss nell'agosto del 2000. La madre dice alla giornalista: ma è così difficile accettare che in questa città si può morire per niente? Credo che questa sia proprio la frase chiave dello spettacolo. Il monologo di meno di un'ora in scena al Teatro Nuovo di Napoli è tutto incentrato sulla figura di una madre che per tutta la vita ha aspettato il marito operaio e continuerà ad aspettare e dialogare col figlio morto, perché... Una frase di Sant'Agostino che dice: i morti non sono degli assenti, sono solo degli invisibili, tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri pieni di lacrime. E lei alla fine festeggerà un compleanno del figlio che non c'è, però comunque è dentro di sé. Io sono Fortunato Calvino, autore e regista del testo Madre Luna. Allora, Madre Luna è un testo che io ho scritto un paio d'anni fa ed è stato presentato in anteprima mondiale a Londra a gennaio del 2009. E adesso è stato poi inserito nel Fringe Festival di Napoli. Ho sempre avuto paura del buio, sin da piccola. I miei genitori tentavano di farmela passare facendomi attraversare il corridoio buio da sola. Io correvo dritta, dritta, dritta fino alla mia stanza senza mai voltarmi indietro, lasciandomi alle spalle tutte le ombre. Mi ricordo, sì. I grandi la sera, per passare il tempo, si raccontavano storie di spiriti. Che fantasia. Io sono cresciuta con questi racconti. Beh, adesso me ne vado in cucina. Un bicchiere d'acqua. Me ne vado a letto. Mamma. Ah, sei qui. Che ci fai a quest'ora ancora in giro per casa? Alla mia età si dorme poco. Alla tua età? Sì, figlia mia, è così. Adesso vado in cucina e mi faccio una camomilla. Ne vuoi un po' pure tu? Ne vuoi un po' anche tu?
scuoto prima piano piano e poi sempre più forte. Lui prima zittisce e poi ricomincia tutto da capo. Forse è meglio che tuo padre faccia il turno di notte. Sai che musica nel candire. È per forza che i ladri si tengano lontani. È diventato troppo grande per me. Parli da sola? Ma non eri a letto? Che fai, mi spini? Parlo da sola, sì. E da quando? Da sempre, figlia mia. E tu non stare lì ad ascoltare, dormi. Parlo a voce alta, così almeno la sensazione di non essere da sola. E poi non è detto che non ci sia qualcuno ad ascoltarmi. No, 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 figlia mia, io ci credo a queste cose. Buonanotte, mamma. Ma stai gelato? Ma che ci fai ancora vestito? Non addormentarti così perché poi ti devo spogliare e tu non sei più un bambino. Cercare in un baule senza fondo.
stata lì. Sono 2 giorni che ci va. Oggi fa freddo e l'umidità ti entra nelle ossa. È una strada di periferia come tante altre. Sul fondo, dopo le case popolari, c'è uno spiazzo. E là che mio figlio si è fermato in macchina con l'amico. Stavano tornando dalla discoteca, avevano fatto tardi e mio figlio ha dato un passaggio all'amico. Forse stavano parlando di una ragazza conosciuta quella sera stessa. Stavano fumando una sigaretta quando sono arrivati quelli là. E senza un attimo di esitazione hanno sparato. E me l'hanno ammazzato. Ti ho portato un fascio di tulipani. Li ho legati al paletto di ferro. Domani ci porto pure la foto. E questo mi resta di lui. Un paletto di ferro dove mettere i fiumi e una foto. I loro avvocati troveranno un camino e quelli usciranno dal carcere liberi, come se nulla fosse accaduto. Vivranno perseguitati dal rimorso. Ma qual è il rimorso, padre? Non c'è rimorso per quello che hanno fatto. Tutto svanito, rimorso, cancellato. Erano imbottiti di cocaina e non ricordano più nulla. Li ha visti mai, padre, in televisione quando ne prendono qualcuno? Hanno le manette ai polsi eppure sembrano degli eroi. Sorridono, sangue! Sangue, padre! Quei poveri ragazzi non avevano più un volto. Volevano farmelo vedere perché non avevano vinto. Ma io gli ho gridato che ero la madre, sua madre. E quando l'ho stretto al petto, ho sentito che la morte stava portando via anche me. Ma poi mi ha lasciata lì, da sola. Se la morte mi ha risparmiata, è perché devo fare in modo che chi ha ucciso mio figlio paghi qui, ora, per il male che ha fatto. E se la giustizia degli uomini mi tradirà, se giustizia non sarà fatta, io non gli darò tregua. Sarò ovunque per ricordarmi le loro nefandezze. Dovranno uccidermi per zittirmi. Sarò la loro corona di spine. Il marciapiede era stato rifatto. Gli operai stavano pulendo. Da domani sarà una strada come tutte le altre. I mesi passano. I parenti, che prima affollavano la casa giorno e notte, sono spariti. Il telefono tace. Un silenzio cupo ha invaso la casa. Faccio fatica a fare le cose che facevo. Unirsi, dare, cucinare, niente più è uguale a lui. È come se mi avessero portato altrove. Le ombre che prima avvertivo sono svanite, non si fanno più vedere. Io lo so, la mattina, preparo il caffè per te. Parlarle, signora, raccontarle di mio figlio. No, non gridi, non mi cacci via, signore. Io vorrei solo sapere lei come fa a vivere sapendo che suo figlio uccide, che toglie la vita ad altri giovani come lui. Come fa a non avere orrore delle sue azioni, a non avere un po' di compassione per una povera madre che come me è precipitata nel baratro del dolore? Come fa? Come fa? No, tu mi hai sempre. Quelle giovani vite sepolte in un fosso, affogate in un mare di sangue. Ma come fai a non sentirlo questo mare? Queste onde che ti avvolgono
avvicinarti. Signora, mi ascolti. Una soluzione c'è. Denunci suo figlio, lo denuncia Statis. E deve pagare. No, non è vendetta la mia signora, è soltanto giustizia. La morte di mio figlio non deve essere una morte inutile. Devono capire che togliere la vita è un delitto che si paga. Sono pazzo! Disperato. E senza più lacrime. E una madre come me, signora, mi può capire? Io lo so che le costa, ma noi, unendoci, possiamo salvare altre vite. Noi dobbiamo proteggere i nostri figli da quelli che per quattro soldi comprano le loro vite, signora, la prego. Andremo in giro, eh? Parleremo ad altre madri, vedrà, mi darà ragione, non mi cacci, signora.